godo come una maiala in calore. Ragazzi, sto Nicolò Zaniolo oggi ci ha risolto una partita di quelle pazzesche. Soprattutto guardando il primo tempo. Ciao, bella a tutti da me. Sono un po' sovraeccitata, vi dico la verità, e sarei disposto a cambiare sponda per questo Nicolò Zaniolo, perché oggi ci ha fatto vedere veramente cose incredibili. Se non sbaglio, ha un anno dall'esordio in Champions League contro il Real Madrid. Sì, perché ha esordito in Champions League da calciatore professionista e non in Serie A. Detto questo, primo tempo una merda, permettetemi di dire, cioè, una merda di primo tempo. Ne hanno fatto un cazzo loro, ma non abbiamo fatto un cazzo neanche noi. Anzi, loro qualcosa hanno fatto, si sono fatti autogol. Una palla messa a mezzo, un giocatore loro, non so che cazzo, stava a pensare alla figa, sicuramente stava a guardare la fregna sugli spalti, e rimpalla sta palla, butta in rete. 1-0 per noi, ma non meritavamo il primo tempo di passare in vantaggio e di chiudere, di andare negli spogliatoi in vantaggio sull'1-0. Nel secondo tempo però è cambiata qualcosa. Perché? Perché ho visto una Roma sicuramente un po' più propositiva. Nel primo tempo si sono salvati solo Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, manca a dirlo. Per il resto, insomma, niente di che, mi sta risalendo di tutto e di più. Nel secondo tempo però, lo ripeto, qualcosa è cambiato. Ho visto una Roma sicuramente appunto più propositiva, una manovra più fluida, cosa che non siamo riusciti a fare nel primo tempo. E quindi, niente, riusciamo ad andare sul 2-0. Un grandissimo, grandissimo Nicolò Zaniolo che per tutta la partita ha sgroppato su quella fascia di competenza in una maniera di quelle pazzesche, mette un cioccolatino per Edin Dzeko che deve semplicemente appoggiare in rete il gol del 2-0. Lo ripeto, per tutta la partita Zaniolo è stato una spina nel fianco, a dimostrazione del fatto che questo ragazzo può giocare su tutta la batteria della tre quarti. Non è che dici deve giocare solo trequartista, perché se no non è, no, perché c'ha pure gamba, e secondo me con la gamba che ha e con la potenza fisica che ha in prorompenza rende anche meglio sulla fascia, e credo che Fonseca lo abbia capito arrivati a sto punto. Può giocare anche centrocampista, fa tutto praticamente. Ed Edin Dzeko che poi però ricambia il favore a Nicolò Zaniolo, gli dà un cioccolatino e Zaniolo questo cioccolatino senza scartarlo lo schiaffa in rete. Quindi gol del 3-0, partita virtualmente chiusa perché stavamo al 70° minuto, ma a pochi minuti, secondi dalla fine, minuto dalla fine, quello che cazzo. 4-0, un'altra apertura bellissima, anzi più che un'apertura diciamo che era un passaggio lungo però mezzo rasoiato, sempre di Zaniolo per Justin Kluivert, che finalmente lo vedo più protagonista, lo vedo più maturo dal punto di vista proprio del gioco. Salta l'uomo, quattro fischioni a cacca. La cosa che mi ha sorpreso più di tutte è che noi nel girone siamo con il Wolfsberg, squadra austriaca, e Borussia Mönchengladbach. Giocavano in casa del Borussia Mönchengladbach, ha vinto 4-0 il Wolfsberg. Non è possibile, l'ho riguardata 5 volte, risudico, ma se so sbagliato, no, oh, ha fatto 0-4. Per fortuna che era una squadra cuscinetto, per fortuna che era una squadra che dovevano battere tutti senza troppi problemi. Se non mi sbaglio ci giochiamo noi la prossima in Austria, là da loro, quindi tocca fare attenzione, perché questi galvanizzati e eccitati da sta vittoria contro il Mönchengladbach, insomma, la vittoria contro di loro potrebbe significare qualcosa in ottica qualificazione. Başakşehir poca roba, diciamoci la verità, non prendiamoci per il culo, è un campionato turco, sono partiti male, in 4 partite hanno fatto 4 punti, si trovano in una situazione un po' particolare, quindi eravamo anche un po' obbligati e costretti a vincere, in conto che vai là in casa loro, comunque una trasferta insidiosa, no? Giocavamo in casa nostra, sarebbe stato uno scandalo. Guardando il primo tempo, io ho detto a fine primo tempo nella live reaction che vedrete domani alle 14.35... dopo le mannate, c'ho la videocamera un po' storta a drizzo, che dite, fa niente, e quindi ho detto boh, ma dopo le mannate così, abbiamo segnato tutto quello che volete, ma qua tocca spigne, perché sennò questo è capace che ci danno una zaffata e la chiudono 0-1. Invece no, abbiamo reagito, sono contento, piano piano entriamo negli schemi di Fonseca, ripeto, migliore in campo Zaniolo, ed Edin Dzeko mi è piaciuto tantissimo, anche nel primo tempo si è venuto a prendere la palla più indietro, l'ha smistata, l'ha girata, tecnicamente parlando stiamo parlando di un attaccante valido, che comunque sa buttare la palla in rete, ma sa anche far girare la palla, ed è importantissimo. E Spinazzola, così che non è piaciuto tanto. Diawara, mi è piaciuto tanto. La difesa, non è che abbiamo subito tanto, quindi si può dire veramente poco. Pellegrini, quando è entrato, mi è piaciuto. Tecnicamente, inserisce, fa le sventagliate, complimenti.
Kluivert, te l'ho detto. Chi manca? Pastore, vabbè, giustamente, quando sta a fattor tunnel, a fattor giochetto, Fonseca dice non ho riconosciuto. Non è Pastore, non è un... buttiamolo fuori, è cambiato. E chi altro c'è? Basta, ne sa più nessuno. A Paolo Lopez, mamma mia, la cosa bella di Paolo Lopez di stasera era la maglietta, perché per il resto, oh, a me mi mette paura. Ogni volta che pia palla, ha fatto, stava a fare il goicociate turno, a un certo punto non ha trattenuto la palla, ha buttato per terra. Diciamo, beh. Mi piace, commentate, condividete, era importante vincere e ci siamo riusciti. Iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste ancora fatto, domani 14.35 live reaction di questa partita. E domani arriveranno un sacco di altri contenuti. Devo fare il segna o non segna col buon Fabio. I pronostici di Serie A. La sera c'è sta una partita. Aspettate che mi ricordo che partita è. Che c'è sta la prima di Serie A che gioca. Gioca Cagliari Genoa. Quindi a voi, a chi più ne ha più ne metta. Volevo fare il pronostico gameplay dei Milan-Inter, ma quello non lo pubblico domani. Lo pubblico un altro giorno. Ci vediamo domani con tanti nuovi video. Sempre Forza Roma. Era importante vincere, lo ripeto. E ci siamo riusciti. Bella.